Oggi facciamo una recensione ASMR. Ciao ragazzi, io sono Red e oggi siamo qui ritornati con una nuova incredibile, croccante, suprema, infernale recensione. Oggi si parla del nuovo tattico Reaper della Invader Gear, è il QRB, molto molto figo, mi piace molto l'estetica, ma prima di parlare in maniera più approfondita, sigla. Parto col dire che il nuovo Reaper ha una serie di aggiornamenti e migliorie che ho apprezzato molto. Prima tra tutti gli sganci rapidi in polimero rinforzato, di cui parleremo in maniera un pochino più approfondita successivamente. Pannello molle frontale che può essere rimosso e quindi sostituito. Anche gli spallacci, come potete vedere, sono stati cambiati e hanno tutta la loro serie di migliorie. E infine, che ho apprezzato veramente tanto, è la presenza, riesco a farglielo vedere in maniera non imbecille, la presenza di due portacaricatori nelle tasche laterali, ovviamente uno per la sinistra e uno per la destra. Prima di addentrarci ulteriormente nelle specifiche di questo bellissimo tattico, è il momento della patch del giorno, gentilmente offerta da Ghost dei Parabellum, un incredibile compagno di squadra e allenatore e amante, che è questa qui. Eccola qua, molto molto bella, mi raccomando, non giocate d'azzardo con i soldi dei vostri genitori. Finito con la patch del giorno, possiamo passare alla comparison dei due tattici. Come vedete, alla mia sinistra abbiamo il vecchio Reaper, su cui attaccheremo la bellissima patch. Vi farò vedere le differenze sostanziali tra l'uno e l'altro e capiremo perché il nuovo modello è estremamente valido. Vi dico già che questo è il mio nuovo tattico. Bene, partiamo parlando del vecchio modello. Ha determinati elementi che sono stati migliorati poi nel nuovo, come per esempio la linea del tattico. Come potete vedere è un pochino più poligonale e squadrata, mentre nel nuovo la linea è un pochino meno squadrata, è leggermente tondeggiante e permette al tattico di stare un pochino più aderente al corpo. Questo ovviamente non è regolato, ma comunque, come potete vedere, come vestibilità era un pochino più basso. Questo poteva comportare che l'utilizzo di un cinturone messo sotto il tattico fosse un pochino più difficile, soprattutto se non avevate regolato bene gli spallacci. Le fasce laterali sono in stile simil tattico italiano. Come potete vedere sono predisposte per l'inserimento di piastre balistiche per proteggere i fianchi. Ci sono però determinati elementi che potevano essere migliorati. Per esempio questi spazi morti sopra e sotto, che tendono a occupare più spazio ed essere quindi più ingombranti. Nel nuovo Reaper invece abbiamo delle fasce laterali che, come potete vedere, sono più lineari, ovviamente hanno questa forma rettangolare, però è più compatta, vi permette quindi di essere sia più aderente al corpo che occupare meno spazio tra virgolette inutili. Sono stati eliminati gli spazi morti, quindi la tasca è molto più slim e comoda, soprattutto anche se non la volete riempire può starvi attaccata senza avere spazio morto in eccesso. Ovviamente è comunque previsto di una tasca ventro dove potete inserire un pochino quello che vi pare, da un keyway a un taccuino. Altra feature importante che ho apprezzato su questo tattico è che sulla fascia interna, in questo caso, è cucita una tasca porta caricatore radio. Piccola chicca che ho apprezzato perché vi permette appunto di avere una tasca in più che non fa mai male. Ovviamente questa feature è presente anche dall'altra parte nella stessa maniera, quindi sempre fascia laterale molto slim come tasca porta caricatori interna. Analizziamo adesso le differenze sostanziali tra i frontali dei due tattici. Partendo qui dall'alto, qui il velcro era un pochino più spazioso, quindi ce n'era di più perché c'era una terza linea sottostante che permetteva di attaccare patch un pochino più grandi. Nel nuovo invece il velcro è un pochino più piccolo e quindi se volete metterci più patch dovete mettere una tasca admin. Features invece che ho apprezzato in quello nuovo è la presenza del pannello molle rimovibile, che quindi può essere sostituito e cambiato. È una differenza sostanziale col vecchio, che invece prevedeva già una presenza di una tripla porta caricatori, che però era fissa, quindi non potevate andarla a rimuovere, questa avevate e questa vi dovevate tenere. Inoltre metterne poi una tripla porta caricatori aggiuntiva sopra poteva dare un pochino di problemi, in quanto avevate già gli elastici per tenere fermi i caricatori qui. Inoltre questa non era rimovibile perché era fissata e cucita al tattico. Questo vi portava quindi ad avere meno libertà nella personalizzazione del tattico, per quanto ovviamente poteva essere ovviata attaccando delle tasche sopra e rimuovendo gli elastici. Questo nuovo sistema del buckle up, quindi con le due clip che permette di rimuovere l'intero pannello, segue un pochino la moda del momento ed è ovvio quindi che sia stato messo nel nuovo tattico e non nel vecchio. Questo però in realtà è un vantaggio, in quanto per esempio domenica scorsa io ho giocato la mattina con il mio R15, mentre nel pomeriggio ho voluto usare l'MP7 a gas e ho dovuto sostituire le tasche sul tattico, in quanto i caricatori da MP7 non si adattano a quelle del M4 e viceversa. Questo rende il tattico quindi più versatile perché vi basta staccare le clip, cambiare il pannello, metterci sopra un altro pannello con le tasche già preparate e siete a posto. È una feature che io per esempio adoro molto, soprattutto perché ho tanti fucili e quindi rende il tattico gustoso, pratico, piacevole, croccante. Parliamo adesso brevemente del posteriore.
Prima tra tutto la linea ovviamente è la medesima che davanti, quindi qui è un pochino più squadrata, più morbida, mentre nel vecchio è bella geometrica. Prima feature che mi è piaciuta molto è la presenza del maniglione per il trasporto, per trascinare il vostro compagno ferito, posto qui in alto. Sul vecchio invece era stato posizionato qui, vedete, sul lato davanti. Allora, è una differenza minima, cioè non voglio sembrare il cagacazzo che vi dice oh c'è quella roba lì, lì veramente fa cagare. Però effettivamente esteticamente è un pochino più carino averlo lì in alto che appoggiato lì di fianco. Io vado anche a queste cose, quindi sono un cagacazzo. Sapete cosa non è una cacata invece? È il sistema di regolazione posteriore delle fasce, che nel nuovo è stata ottimizzata nella seguente maniera. Così, stai calmo. Non hai voglia stai di... Stai calmo. Come potete vedere, che ormai è diventata la mia frase tipo, potete alzare questo bel pannellone qua e andare a regolare questi strap, che ovviamente vanno a regolare le fasce laterali, quindi potete stringere o allargare il tattico. Questo sistema che normalmente avete sul davanti, se avete provato un paio di tattici dove normalmente stringete le due fasce e poi dopo le andate a coprire con il pannello frontale, è stato messo qui dietro. Quindi non potrete andarlo a regolare sul davanti come fate normalmente con gli altri tattici, ma regolerete. Il regolo. Scrivete nei commenti se si dice regolerete. Ma potrete andarvelo a regolare ovviamente solamente sul dietro. Avete un sacco di gioco, quindi non è un problema. Anzi, risulta un pochino più comodo. Nel vecchio, come spesso succede con gli iPhone, invece le cose sono un pochino più complesse, perché per regolare le fasce posteriori, premesso, potete andare a regolare anche un minimo sul davanti, non è che l'unico modo di regolarle dietro anche nel vecchio. Qui invece dovrete andare a aprire il tattico, sfilare tutti questi lavori qui e andare a regolare una serie di canestri intrecciati che non mi è stato appena suggerito, che è all'interno di questa parte qui. È molto macchinoso, vi rompete i coglioni, la maggior parte delle persone non lo fa nemmeno, perché solamente andare a pensare di dover slegare due o tre robe vi viene il malore, perché dite minchia, poi lo smonto, non so più rimontarlo, oddio, mi sparo un colpo in bocca e faccio penso. Mi dissocio e si sta scherzando. Ultima cosa prima dell'apoteosi incredibile, stupenda, fantastica cosa finale, che sono questi affarini qua, sono gli spallacci. Per l'ennesima volta io, che sono innamorato della nuova versione, vi dico che questi mi piacciono molto di più dei vecchi, anche se i vecchi avevano una forma un pochino più particolare. Facceli vedere. Andiamo prima a guardare quelli nuovi, poi vi faccio vedere la differenza con i vecchi. Avvicinati. Primo elemento che mi è piaciuto veramente tanto è la regolazione a vista. È prima di tutto comoda, in secondo luogo esteticamente più bella rispetto a quella nascosta che farò vedere. Tra l'altro la clip è in metallo, è comodo perché vi basta sfilarla e andarla a regolare a seconda di quanto avete le spalle possenti e grosse e quanto volete alto il tattico. Sono anche più imbottite, quindi avete una più comoda sensazione del tattico sulle spalle e ovviamente è tutto molto più comodo, traspirante e gustoso. In quello vecchio invece abbiamo un sistema diverso. Prima di tutto questa cosa qui, per quanto alleggerisse il tattico, non mi è mai piaciuta esteticamente, a parere personale. Qui sotto troviamo le regolazioni, ovviamente sempre con l'attacco velcro. È sicuramente più preciso perché potete regolarlo in maniera più precisa, però allo stesso tempo avete molto meno gioco per fare la regolazione, in quanto se voi lo portate già un pochino più avanti di così, che già al massimo, andate a sbordare fuori da questo elemento qui. L'unico vantaggio che però apprezzavo di questo elemento qui è che quando usate una cinghia a un punto che vi si attacca quindi sul posteriore del tattico e la fate passare davanti, avete questo sistema qua che ve la blocca sopra. Questo ovviamente può essere ovviato molto semplicemente, perché vi basta mettere o un moschettone o un coprispallaccio che vada qua sopra e il gioco è fatto. Però effettivamente quello ce l'ha, questo no, bisogna essere corretti. Guardatemi, questo è un originale Keijan. Keijan originale. Di Persia. Era direttamente figlio del sole. Il re figlio del sole del cazzo della moda. No, no. Qual è la parte più blu, incredibile, fantastica del tattico? Sono ovviamente questi attacchi qua, che ovviamente avete già visto tutti dall'inizio e siete qua a dire Red, a cosa servono? State zitti che ve lo spiego. Allora, ovviamente il funzionamento lo potete immaginare, ovvero sganciarsi il tattico in maniera veloce senza dover star lì ad aprire, strappare, cos'è. È ovviamente più comodo, non avete poi il problema che c'era con gli altri, in cui voi vi regolavate la fascia magari davanti sul tattico, nel momento in cui l'andavate ad aprire e togliere dovete poi riregolare tutto da capo. Una volta che questo è regolato, voi riattaccate la clip, siete a posto, non dovete più tirare niente. Vantaggio non da poco. Quindi, come potete vedere, ci sono due elementi importanti per sganciare: il cordino e la freccetta. Provate a dire come lo dovete fare. Quando vedete freccetta e cordino, voi prendete il cordino, guardate in che direzione indica la freccetta e tirate in quella direzione. Il tattico si sgancia, voi ve lo potete rimuovere in maniera comoda, pratica, gentile, gustosa. Una volta che l'avete aperto, rimetterlo insieme è altrettanto facile. Se avete mai giocato con i Lego, stacco pezzi e ricollego, sarà ancora più intuitivo. Vi basterà andare ad allineare queste parti, vedete che si incastrano le une con le altre, e poi dopo andare a spingere in su. Fatto.
easy peasy. Vi basterà prendere quindi anche qui il cordino, guardare dove va la freccia e tirare. Easy peasy, lemon squeezy. Una volta che l'avete aperto, ricongiungerlo è altrettanto facile. Fate come sotto e nel momento nel quale volete rimuovere il tattico velocemente, vi basterà prendere il cordino. Consiglio per farlo veramente bene è tirare su e poi nella direzione dove dovete spingere. E il tattico si rimuove come un petalo di rosa. Cade a terra come un petalo. Bene, passiamo adesso alle conclusioni finali. Giuse, prima ci dai la morale. La morale è sempre quella, farne renda con girella. Esattamente, quindi passiamo adesso alle vere conclusioni finali. Cosa vi posso dire su questo tattico? A me piace tantissimo e l'ho già implementato nei miei setup. Principalmente perché è comodo, come il drago. Versatile, in quanto potete poi andarlo a modificare e regolare a seconda di quello che volete fare. Per esempio, volete mettervi il cinturone? Lo tirate un pochino più su, ci arriva senza problemi. Non volete usare il cinturone, non volete i pallini sulla pancia? Lo tirate un pochino più giù, che problema c'è? Dovete regolare la roba dietro? Nessun problema. Non avete abbastanza spazi per caricatori o radi? Tasca interna. Radi, radio e ulna. C'è ovviamente una differenza di prezzo tra il vecchio e il nuovo, ma è completamente giustificata dal fatto che qui siano state apportate tutta una serie di modifiche e anche di materiali nuovi che nel vecchio non ci sono, che la giustificano completamente. Se volete spendere una determinata cifra potete andare su questo, se ne volete spendere un'altra andate su questo. Io personalmente vado su questo perché è troppo comodo, ragazzi. Io di tattici ne ho visti tanti e questo è fenomenale. Qui da Red è tutto, vi ricordo, col cazzo che ve ne potete andare, vi ricordo di iscrivervi ai nostri Instagram, facciamo i sondaggi, facciamo sesso in live, no, facciamo i sondaggi, vi chiediamo cosa ne pensate delle cose, sapete quando escono i video per tempo, potete partecipare, apparire nei video, iscrivetevi ai canali Instagram, se no vengo a casa vostra e vi devo rendere la mia degli sciuffi. Quindi qui da Red è tutto, arriviamo a 150 mi piace, qui da Red è veramente tutto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, stay angry. I tappeti si assomigliano tutti. Tremendamente tutti.